Senta! Anna! Onore! Al presidente della Corte d'Appello di Napoli! La carenza di personale nella giustizia rimane uno dei problemi più gravi e cronici all'Aquila come in Italia. Lo ha detto il presidente della Corte d'Appello Stefano Schirò nell'inaugurare l'anno giudiziario della Corte d'Appello. Nella giustizia civile le pendenze sono diminuite rispetto all'anno precedente. Questi i dati snocciolati nel corso della lunga relazione. Anche la durata dei procedimenti è diminuita. Nel settore penale, anche qui, sono diminuite le pendenze, risultano invece in crescita le separazioni e i divorzi. Molta attenzione è stata riservata al controllo della legalità e all'attività della Direzione Distrettuale Antimafia, che ha dedicato la sua attività prevalente alla prevenzione delle infiltrazioni nel tessuto sociale ed economico della ricostruzione. Nella relazione di Schirò si fa riferimento anche al procedimento del crollo dei balconi del progetto Casi e relativi sequestri, numerosi anche i procedimenti per traffico di sostanze stupefacenti. In materia tributaria, diversi sequestri per evasione fiscale, soprattutto nella Marsica. La Corte di Appello Aquilana è stata poi impegnata in diversi processi, su tutti quello a carico dei componenti della Commissione Grandi Rischi. A questi si sono aggiunti quelli sui crolli e ancora il procedimento chiamato Ciclone Tangentopoli a Montesilvano e Pescara. Ad oggi, presso il Tribunale Aquilano, c'è ancora un costante flusso di procedimenti per indebita percezione di erogazione a danno dello Stato. Questo dopo i contributi concessi agli aquilani nel post-terremoto. Continuano a destare allarme sociale invece i furti in appartamenti, ma anche le rapine e le estorsioni in riciclaggio, soprattutto nei tribunali di Pescara, L'Aquila e Vasto. Dicevamo del problema cronico della mancanza di personale. Nell'organico della magistratura attualmente c'è una scopertura del 6,34%, 9 vacanze, comunque diminuita rispetto all'anno precedente. In Corte d'Appello invece l'indice di scopertura della pianta organica del personale amministrativo è pari al 26,87%, un valore superiore questo al dato nazionale che fa riflettere. Schirò ha fatto riferimento anche al ruolo dei tirocinanti, che non vedono riconosciuta una possibilità concreta di lavoro proporzionata a quelle che sono le esigenze. Il Presidente nel suo intervento ha sottolineato anche l'importanza della ricollocazione del Tribunale nel vecchio Palazzo di Giustizia, da poco restituito alla città.